Ben ritrovati al nostro appuntamento con l'informazione. In primo piano la firma che è stata sottoscritta questa mattina presso la Prefettura di Salerno di un protocollo d'intesa che, consentendo un incrocio tra banche dati, renderà più facili e più veloci le indagini sulle imprese, soprattutto per difenderle da possibili infiltrazioni della criminalità organizzata. I dettagli nel primo servizio di oggi. Sarà più facile e veloce per le forze dell'ordine indagare su affari e imprese illecite, grazie al protocollo d'intesa siglato questa mattina tra il prefetto di Salerno, Francesco Russo, e il presidente della Camera di Commercio di Salerno, Andrea Prete, alla presenza del vicario del questore di Salerno, Pasquale Picone, del comandante provinciale dell'Arma dei Carabinieri, Gianluca Trombetti, del comandante provinciale della Guardia di Finanza, Danilo Petruccelli. L'intesa consentirà alla prefettura, alle forze di polizia e alla DIA di avere accesso alla piattaforma REX messa a disposizione gratuitamente dalla Camera di Commercio di Salerno, che ne sosterrà gli oneri. La piattaforma permetterà di approfondire dinamiche interne alla vita delle aziende, spesso sintomatica della sussistenza di rischi di illegalità e di infiltrazioni criminali. L'iniziativa nasce anche in attuazione delle indicazioni del Ministero dell'Interno, preoccupati per possibili infiltrazioni nel tessuto economico locale da parte della criminalità organizzata che può approfittare dell'attuale situazione di crisi economica. Nel contesto emergenziale che il Paese sta attraversando, potrebbero verificarsi condizioni tali da favorire le infiltrazioni di organizzazioni criminali anche nel tessuto economico della provincia di Salerno. Questa è la motivazione che ha guidato la mano alla firma del prefetto e del presidente Prete. La prefettura, le forze di polizia avranno l'opportunità di poter attingere ai dati importanti contenuti nella piattaforma REX della Camera di Commercio per poter conoscere tutte le mutazioni societarie, quella che è la vita praticamente delle imprese. Questo evidentemente ci consente poi di andare ad approfondire, secondo quelli che sono gli schemi tipici delle investigazioni, situazioni anomale o situazioni comunque che possano creare qualche situazione da andare ad approfondire, insomma. Quindi questo sicuramente ci consentirà di rafforzare notevolmente attraverso strumenti informatici anche molto avanzati. La piattaforma REX è una piattaforma, fra l'altro c'è il collegamento della piattaforma REX ma anche ad alcuni applicativi, quindi è veramente, come dire, una implementazione molto rilevante quella delle conoscenze per le forze di polizia per poter fondare ancora di più il contrasto alla criminalità organizzata. Significa indagini più veloci e anche più facili? Significa sicuramente avere degli strumenti molto molto rilevanti ai fini delle indagini e quindi a poter intervenire in modo anche tempestivo per fronteggiare anche ai fini antimafia, evidentemente, oserei dire soprattutto a quei fini, per poter poi intervenire rapidamente e cercare di porre un argine alla criminalità. Un momento come questo in cui il sistema economico si è decisamente infragilito, nel senso che abbiamo tantissime imprese, soprattutto quelle piccole, che hanno avuto seri problemi di lavoro, di mercato, di liquidità di conseguenza, sono tutte aziende che sono esposte e possono cascare nelle mire della malavita organizzata. E quindi mi pare doveroso da parte nostra di stare vicino alle imprese. In che modo? Ecco, mettendo a disposizione, anche facendocene noi carico dell'onere economico, alle forze dell'ordine mettiamo a disposizione questi strumenti informatici che consentono di fare le verifiche e di monitorare quelle che sono le possibili iniziative della malavita per assumere il controllo delle attività economiche. Quindi credo che sia un momento molto importante in questo momento delicato, in cui dobbiamo lavorare in trasparenza, ma in funzione della legalità, legalità, legalità. A proposito di imprese in difficoltà, da alcuni giorni la nostra emittente sta seguendo la vicenda che riguarda la chiusura del centro commerciale La Fabbrica. Oggi abbiamo ricevuto e ve la inoltriamo la richiesta di rettifica su alcuni aspetti che sono emersi da parte della proprietà del gruppo La Fabbrica, il gruppo Lettieri.
La società che ha realizzato il centro commerciale La Fabbrica nella zona orientale di Salerno non solo non ha ricevuto finanziamenti pubblici, ma anzi, a fronte degli ingenti investimenti privati effettuati, ha versato agli enti locali oneri di costruzione e di urbanizzazione per oltre 4 milioni di euro, nonostante l'area circostante versi in uno stato di degrado e non sia stata fornita nemmeno dei servizi pubblici essenziali per la realtà commerciale, circostanza più volte denunciata proprio alle autorità competenti. E quanto comunicato oggi alla nostra emittente in una nota a firma del legale rappresentante dell'impresa che ha realizzato il centro commerciale come variante alla realizzazione dell'industria Med Solar. Una richiesta di rettifica rispetto alle notizie che hanno accompagnato la chiusura del centro commerciale La Fabbrica e delle dichiarazioni del sindacalista Angelo Rispoli, che con un gruppo di lavoratori aveva chiesto al prefetto di Salerno aiuto per avere risposte sul futuro occupazionale degli stessi. Il personale manifestante, si legge ancora nella nota, non è in forza lavoro alla fabbrica, ma a società estranee al gruppo societario di appartenenza, semplici appaltatrici di servizi di guardiania e pulizia del centro commerciale, fa sapere la nota. Il progetto di realizzazione del centro commerciale con riconversione dell'attività produttiva della Med Solar è stato interamente ed esclusivamente finanziato da risorse private erogate dalla società Meridiana e da istituti di credito per un valore complessivo di 35 milioni di euro. Questo è il contenuto della richiesta di rettifica, nella quale però si esprime anche una critica rispetto all'assenza di contraddittorio. Nella correttezza e nella trasparenza che da sempre contraddistingue il lavoro della nostra redazione, in un percorso volto semplicemente a chiarire le circostanze e la notizia della chiusura del centro commerciale La Fabbrica, ci sorprende leggere questa ingiusta critica di un'assenza di contraddittorio rispetto alla vicenda, perché già in data 4 maggio, in giorno in cui nel notiziario abbiamo realizzato il primo servizio relativo alla chiusura del centro commerciale, la nostra redazione aveva inoltrato richiesta di intervista al presidente del gruppo Giuseppe Lettieri, ricevendo un netto rifiuto. A conferma della nostra buona fede, professionalità ed etica, restiamo in attesa e disponibili ad ascoltarlo, nel comune obiettivo di fare chiarezza e soprattutto rassicurare gli animi di lavoratori e delle imprese e di quanti avevano intravisto speranze di un futuro roseo e di crescita nel progetto del centro commerciale La Fabbrica. E anche oggi siamo costretti a registrare una nuova critica e una serie di dubbi su quello che è accaduto dietro e soprattutto sul futuro del centro commerciale La Fabbrica. Ieri c'è stata una riunione della Commissione Trasparenza guidata dal presidente Antonio Cammarota, che anche oggi ai nostri microfoni ha ribadito quelle che sono le perplessità emerse nel corso dell'incontro e i chiarimenti che lo stesso chiede in merito al futuro dei lavoratori. Sentiamo Cammarota. C'è una convenzione che regge il concetto della clausola sociale, i lavoratori delle vecchie cotoniere dovevano essere salvaguardati e il cambio di destinazione d'uso di quest'area che invece era industriale e non commerciale. Oggi abbiamo invece che il gruppo Lettieri, dove c'era le cotoniere, l'industria, ha realizzato un centro commerciale e non ha realizzato gli alloggi per il comune di Pellezzano, ma questo è un problema del comune di Pellezzano. Qui avrebbe dovuto mantenere i livelli occupazionali, passati poi con la Met Foral che faceva pannelli industriali proprio per mantenere la destinazione d'uso, nel 2014 stranamente avviene il cambio di destinazione d'uso legato sempre alla clausola sociale, al mantenimento dei livelli occupazionali e a uno sviluppo economico che invece, come vediamo, non c'è stato. Allora io vorrei che qui ci fossero in questo momento i politici del 2014 che fecero la sfilata insieme a Lettieri dicendo che questo sarebbe stato il futuro commerciale della città di Salerno. E vorrei capire, e vorremmo capire e capiremo, che forma di garanzia il comune di Salerno si è data in quella convenzione, se cioè il cambio di destinazione d'uso era o meno subordinato al mantenimento della clausola sociale dell'insediamento, in tal caso chiederemo il sequestro dell'area. Il punto vero è che qui oggi non c'è niente più. Qui ci doveva essere un grande sviluppo economico, un polo attrattivo, ci doveva essere una palestra che doveva essere funzionale a un insieme di situazioni, invece è stata abilmente staccata e continua a funzionare. Questo è il saccheggio della città di Salerno con la complicità istituzionale del potere politico, e però questa volta noi andremo fino in fondo per accertare ogni cosa.
Andiamo alla cronaca. Sostanza dopanti all'interno delle palestre. Sono i finanzieri del Comando Provinciale di Salerno che attraverso un'indagine hanno arrestato due personal trainer coinvolti insieme ad altre quattro persone in una serie di reati che vanno dalla produzione al traffico di sostanze dopanti. Uno degli indagati percepiva anche il reddito di cittadinanza. Un grosso giro d'affari di spaccio di sostanze dopanti ai frequentatori di palestre, farmaci illegali acquistati nel napoletano ma anche in altre parti d'Italia, spacciati per prodotti miracolosi, in grado di garantire una forma fisica perfetta pur con qualche piccola scorciatoia. La Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Salerno, su disposizione del GIP del Tribunale Gustavo Danise, ha arrestato questa mattina due soggetti, personal trainer, coinvolti insieme ad altre quattro persone. Uno degli indagati percepiva anche il reddito di cittadinanza. Nell'operazione coordinata dal procuratore della Repubblica del Tribunale di Nocera Inferiore Antonio Centore sono coinvolte anche altre quattro persone nei cui confronti pende l'accusa di ricettazione, produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti, esercizio abusivo della professione, nonché utilizzo e somministrazione di farmaci che alterano le prestazioni agonistiche degli atleti, gravi fattispecie di reato per le quali rischiano condanne fino a 10 anni di reclusione. Le indagini delle Fiamme Gialle della compagnia di Scafati sono state avviate su delega della Procura della Repubblica di Nocera, la dottoressa Viviana Sessa, dopo un primo sequestro di iniziativa effettuato ad ottobre scorso a Castel San Giorgio nel corso di un normale controllo su strada. Già in quell'occasione, considerata l'entità dei farmaci illegali rinvenuti, oltre 30.000 tra ormoni, steroidi, anabolizzanti, per un valore di oltre 250.000 euro, anche in confezioni con etichette palesemente false, i Baschi Verdi avevano ipotizzato che i responsabili fossero coinvolti in realtà in un più ampio giro di affari illeciti. Durante le successive attività di intercettazione telefonica e telematica è stata così ricostruita un'articolata filiera con canali di approvvigionamento in Campania ma estesi anche in tutta Italia. Le sostanze più ricercate, tra i quali il cosiddetto ormone della crescita, rigorosamente contraffatte, venivano procacciate nel napoletano, mentre il rifornimento di quelle più comuni, come il testosterone, avveniva presso un paio di farmacie della provincia di Salerno, che le passavano sistematicamente sotto banco senza alcuna prescrizione medica. Nella distribuzione e vendita sono risultati coinvolti anche alcuni gestori di palestre, riferimenti sul posto di uno degli spacciatori, a sua volta bodybuilder e assiduo frequentatore di quegli ambienti. Quello scoperto dagli investigatori è un vero e proprio traffico organizzato che non ha conosciuto battute d'arresto neanche durante il lockdown, quando le consegne avvenivano direttamente a domicilio. Per uno degli indagati, percettore del reddito di cittadinanza, è stata disposta la revoca del sussidio ed avviate le procedure di blocco e di restituzione delle somme già percepite all'ente erogante. I due principali promotori sono stati posti agli arresti domiciliari. Parliamo ora di un altro protocollo d'intesa, quello che è stato siglato tra l'Ufficio Distrettuale di Esecuzione Penale Esterna di Salerno, il Dipartimento per la Giustizia Minorile di Comunità ed il Centro Servizi per il Volontariato della provincia di Salerno, Sodalis. Un protocollo che permetterà a condannati ed imputati di scontare la pena ed impegnarsi in attività di volontariato. Un progetto per attivare percorsi di giustizia riparativa per il recupero dei condannati in esecuzione di pena, per dare voce agli ultimi, una seconda possibilità a chi ha sbagliato e cerca di ritrovare una nuova collocazione all'interno della società. È quello che si propone il protocollo d'intesa firmato da due enti, che può rappresentare un ottimo trampolino di lancio per l'inserimento nel mondo del lavoro di persone svantaggiate, partendo dall'attività di volontariato a valenza riparativa. La firma del protocollo è stata siglata dal presidente del Centro Servizi per il Volontariato della provincia di Salerno, Sodalis, Agostino Braca, e il direttore dell'Ufficio Distrettuale di Esecuzione Penale Esterna di Salerno, Rita Romano, per favorire l'azione di informazione, formazione ed inclusione sociale di imputati e condannati in esecuzione penale esterna. In particolare, il protocollo prevede di ampliare la rete delle realtà di volontariato e terzo settore della provincia attraverso la realizzazione di una banca dati delle associazioni pronte
ad accogliere condannati imputati adulti in esecuzione penale in esterna, nonché azioni finalizzate alla promozione e alla sensibilizzazione della comunità locale sui temi della giustizia riparativa. Un'attività di rete tra l'Ufficio Distrettuale di Esecuzione Penale Esterna di Salerno e il Centro Servizi per il Volontariato della provincia di Salerno Sodalis, avviato da oltre 2 anni e che si rafforza con quest'ulteriore protocollo d'intesa e che in passato si è concretizzata in momenti di formazione congiunta e di supporto all'accoglienza presso le organizzazioni locali di imputati che hanno scontato la pena svolgendo attività di volontariato e di prossimità. Il protocollo nella sostanza si concretizzerà già nelle prossime settimane con lo sviluppo di incontri formativi per promuovere gli istituti della messa alla prova, giustizia riparativa e lavori di pubblica utilità nei confronti delle organizzazioni di volontariato e di promozione sociale che hanno già manifestato l'interesse ampliando di fatto gli enti di terzo settore disponibili ad accogliere imputati ed indagati. Parliamo adesso di politica, perché questa mattina a Salerno il gruppo Salerno di Tutti, capeggiato dal consigliere comunale Giampaolo Lambiase, ha fatto un bilancio delle attività svolte in questa consiliatura al comune di Salerno e ha parlato anche del futuro in vista delle prossime elezioni amministrative. Giampaolo Lambiase, una conferenza stampa questa mattina per tracciare un bilancio delle tante attività portate avanti in questi anni di amministrazione comunale. Salerno di Tutti è pronta a ritornare a presentare una lista alle prossime amministrative a Salerno. Sì, abbiamo presentato un po' il rendiconto delle attività, delle iniziative, delle proposte fatte anche all'amministrazione comunale, alla maggioranza, che in alcuni casi, in molti casi devo dire, sono state anche recepite. Proposte, diciamo, di miglioramento dei servizi, di miglioramento dell'attività per esempio delle società partecipate, proposte che riguardano anche la manutenzione del verde pubblico, che è uno dei problemi forti, grossi in questo momento in città in modo particolare, proposte che riguardano per esempio lo stop al consumo del suolo. Come sappiamo non c'è necessità più di realizzare palazzoni che non vengono abitati da nessuno quando abbiamo un patrimonio immobiliare disponibile vuoto che è enorme, con una popolazione che diminuisce continuamente. Un bagaglio di esperienze che si è formato sul confronto continuo con i cittadini ed è una valigia con la quale, appunto, dicevamo, la lista Salerno di Tutti si prepara ad affrontare il nuovo viaggio verso le amministrative. Avete già anche un candidato a sindaco da sostenere? Noi per ora sempre restando aperti il confronto con i movimenti, le associazioni, le forze di sinistra-centro, non di centro-sinistra. Ci siamo preparati, ci stiamo preparando per affrontare, non da soli, le prossime scadenze elettorali, la prossima scadenza elettorale, ma assieme a comitati di quartiere, associazioni e movimenti che ci stanno dando una mano anche nel completare la lista di Salerno di Tutti. Poi se fino alla fine, fino all'ultimo giorno si apre un confronto costruttivo con altre forze che condividono, diciamo, le nostre proposte, i nostri obiettivi di programma, siamo aperti ad una coalizione più ampia. Altrimenti Giampaolo Lambiase potrebbe tornare ad affrontare questa competizione come candidato a sindaco? Sicuramente ci siamo avviati in questa direzione, però rispetto all'altra volta siamo molto attenti a quello che si muove, diciamo, in opposizione all'attuale maggioranza. Ed è la polizia di Salerno ad indagare sul ritrovamento di tracce di sangue, tracce ematiche, nei pressi di un condominio situato a Pastena, vicino alla zona del Porticciolo. Le indagini sono in corso, si presume che ci sia stato un accoltellamento, non ci sono al momento testimoni. In ogni caso, sul posto per diverse ore la polizia scientifica, che ha effettuato, come vedete anche dalle nostre immagini, dei rilievi per cercare di ricostruire e fare luce sulla intera vicenda.
Andiamo adesso a Maricondia perché l'amministrazione comunale, rispondendo ad una richiesta dell'associazione Quadrifoglio, il circolo ASPI con gli amici del comitato di quartiere, è riuscito ad effettuare in straordinaria sinergia, compresa l'ex IACP oggi ACER, un intervento di potatura e sfoltimento degli alberi storici sul quartiere alto di Maricondia, dando di nuovo luce agli abitanti e sicurezza. Stamattina è stato completato l'intervento anche con il ritiro dei tronchi e rami sul territorio, una straordinaria pulizia da parte della società Salerno Pulita. Stamattina, ci fa sapere il comitato di quartiere, si avviano anche i lavori di potatura degli alberi nella parte bassa di Maricondia, quindi in un'altra zona sempre del quartiere dove si erano registrati nei giorni scorsi una serie di disagi, anche di lamentele da parte della popolazione per la presenza di alberi folti che in alcuni casi per alcuni condomini avevano reso difficile e creato una serie di difficoltà. Tornati in studio, andiamo a Cava dei Tirreni dove riapre il reparto di rianimazione dell'ospedale Santa Maria dell'Olmo, ad annunciarlo il primo cittadino Vincenzo Servalli. Ora è ufficiale, all'ospedale Santa Maria dell'Olmo di Cava dei Tirreni riapre il reparto di rianimazione. Nella giornata di ieri, infatti, il direttore generale dell'azienda ospedaliera universitaria Ruggi d'Aragona, Vincenzo D'Amato, ha disposto l'avvio del processo di riapertura dell'unità operativa complessa di anestesia e rianimazione, diretto dalla professoressa Ornella Piazza, al presso ospedaliero Santa Maria dell'Olmo, a partire dal prossimo 20 maggio. Viene quindi confermato l'impegno assunto nei mesi precedenti e ribadito anche nelle ultime settimane dall'amministrazione comunale ed in particolare dall'assessore alle politiche per la tutela della salute Armando Lamberti. Per il primo cittadino Vincenzo Servalli si tratta di un primo passo verso il ritorno alla normalità per l'erogazione di tutte le prestazioni sanitarie della struttura ospedaliera cavese. Abbiamo avuto questa notizia dalla direzione sanitaria dell'ospedale di Cava dei Tirreni, la dottoressa Catena, che colgo sempre l'occasione per ringraziare per il lavoro che fa. È una buona notizia, è un impegno mantenuto dall'azienda universitaria ospedaliera Luigi d'Aragona e dal presidente De Luca, voglio ricordarlo, che quando ci fu quel momento di grande difficoltà e di dispiacere, ma che era motivato, era fondato su una ragione precisa, cioè la necessità che i rianimatori di Cava dessero una mano da Procida per affrontare un'emergenza Covid che in quel momento era esplosiva, Cava, che è parte di questa azienda, fu chiamata a dare un contributo e la città, il presidio, tutti quanti lo abbiamo dato. Intanto proprio il comune di Cava dei Tirreni fa sapere che continuano sul territorio i controlli contro il contrasto del conferimento abusivo di rifiuti. Sono 4 le persone che sono state colte in flagranza mentre depositavano i rifiuti nell'assoluta violazione del regolamento che gestisce la raccolta differenziata. A tutti e 4 è stata comminata una sanzione di 100 euro. Ed ora la nostra rubrica degli appuntamenti. Va bene, ora ti darò un bacetto, ma non farti illusioni. Al Cinema Teatro San Demetrio di Via Dalmazia a Salerno quest'oggi è in programma il film I Predatori di Pietro Castellitto, 2 gli spettacoli alle ore 17 alle 19.30. Ingresso intero 7 euro, ridotto 5 euro. Il giovedì non festivo, ingresso unico 5 euro. Per informazioni e prenotazioni 089 22 16 90. Andiamo, ti divertirai, te lo prometto. Bene, adesso ci separiamo con le previsioni del tempo, poi la nostra informazione prosegue con lo sport. In collaborazione con... Accendi la cultura con Tecnoscuola.
L'università è a casa tua con l'innovazione dell'Università Telematica. Iscriviti ai corsi universitari con soli 1.500 euro annui e con Tecnoscuola puoi recuperare gli anni scolastici per tutti gli indirizzi di studio o conseguire il diploma anche in un anno. E poi corsi di formazione REC, OS, RAC, operatore per l'infanzia e inoltre scuola per estetista, biennio e specializzazione. Tecnoscuola è a Battipaglia, Fisciano e Salerno. Tecnoscuola.it. Previsioni per domani. Al mattino, sulle coste, schiarite alternate a nubi sparse. In montagna, cielo nuvoloso con solo qualche breve schiarita. Nel pomeriggio, sulle coste, schiarite con transito di velature sparse. In montagna, cieli nuvolosi per il transito di estese velature. Previsioni del tempo, fornite da 3B Meteo. Ed eccoci alla parte del nostro TG dedicata all'informazione sportiva. Domani la Lega B premierà la Salernitana in una cerimonia a porte chiuse allo Stadio Arechi. Lotito e Mezzaruma dovrebbero essere presenti per fare gli onori di casa. I patron sono alle prese ovviamente con il futuro del club. La cessione appare la via obbligata, il nodo semmai è il prezzo. Domani il presidente della Lega B, Mauro Balata, premierà allo Stadio Arechi la Salernitana per la promozione in massima serie. Dovrebbero essere presenti, oltre allo staff tecnico e dirigenziale della squadra, anche i patron. Sono stati giorni intensi per le famiglie Lotito e Mezzaruma, che sono state vicine alla squadra nel momento clou della stagione. Lotito era a Cascia ad aspettare il gruppo dopo la vittoria di Pescara. Sua moglie Cristina, suo figlio Enrico, insieme a Marco Mezzaruma, hanno accompagnato Castori e la squadra fino a Salerno per la festa privata organizzata all'Arechi al ritorno dall'Umbria. Ed ora però c'è da pensare anche e soprattutto al futuro. Cristina Mezzaruma ed Enrico Lotito hanno usato parole chiare toccando il tasto degli affetti per sottolineare quanto sarà duro salutare, sebbene dai vincitori, Salerno. Salernitani e la Salernitana cui, tanto per non perdere l'abitudine, anche nella serata di lunedì Claudio Lotito aveva ricordato che prima di lui non c'erano neanche i palloni. Ce ne faremo una ragione. L'amore per la squadra della città, che moglie e figlio del patron biancoceleste hanno voluto ribadire nel corso del breve incontro con la stampa martedì pomeriggio, rappresentano la parte sentimentale e per certi aspetti soft della strategia di uscita di scena che è imposta dai regolamenti. Lunedì prossimo, come si sa, il Consiglio federale si occuperà proprio della Salernitana per la situazione particolare del club granata che ha raggiunto la stessa categoria della Lazio. Per il bene del club andrà risolta al più presto la questione multiproprietà, ma c'è anche da tenere conto dei legittimi interessi economici dei patron che in questi anni hanno investito e che ora vogliono anche raccogliere. Nel mondo degli affari funziona così e la cosa non desta scandalo. Certamente la Salernitana sarà venduta ad un prezzo di mercato e nessuno vuole espropriarne la proprietà. L'amore per la squadra della città da una parte, l'interesse a vendere al miglior prezzo un proprio bene che ha acquistato ancora più valore con la promozione. È su questa dicotomia che si giocherà la partita più importante per il futuro della Salernitana. La speranza è che non si arrivi ai tempi supplementari. La Serie A è una grande opportunità ma anche una grande sfida e sarà bene poter partire quanto prima e con idee chiare per programmarla al meglio. Fabrizio Castori è stato il grande artefice della promozione per il trainer marchigiano e la seconda scalata alla massima serie dopo quella col Carpi. Ed ora anche Castori è in attesa di novità sul futuro. Fabrizio Castori ha vinto in tutte le categorie, ma la seconda promozione in A della sua carriera, dopo quella col Carpi, avrà sicuramente un posto speciale nel suo album dei ricordi. Il tecnico marchigiano aveva sfiorato il miracolo salvezza col Trapani dopo il lockdown del 2020 ed in questa stagione, ancora segnata dal Covid, ha saputo fare anche meglio. Senza nulla togliere alle qualità dei calciatori della Rosa, la Salernitana sulla carta non era tra le favorite per la promozione diretta e sicuramente sul secondo posto finale di Granata c'è la firma di Castori. Il tecnico è stato l'uomo in più sia per la sua capacità di tenere sempre alti il morale ed il livello di concentrazione del gruppo, sia per le sue doti di lettura delle partite. Molte volte i cambi operati in corso d'opera hanno cambiato l'andamento delle gare, dando ragione alle scelte di Castori che a Salerno è stato voluto fortemente da Claudio Lotito. L'esperienza ed il carisma del trainer marchigiano sono stati i veri valori aggiunti della Salernitana ed ora Castori aspetta lumi sul futuro. Il rinnovo del contratto era legato alla eventualità della promozione, condizione che si è puntualmente avverata. Bisognerà però anche sedersi intorno ad un tavolo e per farlo Castori dovrà capire con quali interlocutori dovrà confrontarsi. La questione società ora ha la priorità.
e il nodo tecnico potrà essere sciolto solo dopo quello sulla proprietà della Salernitana. Castori sa che dopo la promozione ottenuta a Salerno sarà uno degli allenatori più richiesti sul mercato. Le offerte non tarderanno ad arrivare per lui che per ora festeggia ed aspetta novità, proprio come i tifosi. Ed ora il basket. La Givova Scafati vince a Torino. Nella quinta giornata della fase ad orologio, la squadra di Finelli si impone al supplementare sul campo dei piemontesi. Domenica, ultima gara prima dei play-off, a cui la Givova vuole arrivare al meglio della forma. Ma sono molto soddisfatto, devo fare i complimenti ai miei giocatori per la prestazione, per la continuità sui 45 minuti, per la continuità difensiva. Abbiamo fatto veramente una partita a tutto tondo, mettendo sul campo 5 giocatori in attacco in doppia cifra, e lottando con grande solidità a rimbalzo, impattando il rimbalzo e facendo giocate difensive veramente importanti durante l'arco dei 40 minuti. Ma ne avevamo parlato, il fatto di essere di nuovo al completo ci aiuta tantissimo. È la terza partita da Udine, passando per la parità interna con Tortona, questa Torino, dove riusciamo in attacco a esprimerci in maniera eccellente, anche fuori casa come stasera, con bottini importanti. E siamo sulla strada giusta, questa è la direzione. Un applauso speciale a Valerio Cucci, che è stato in campo tanto, ha giocato una partita veramente completa in difesa, in attacco, con realizzazioni interne, con tiri a tre punti, con rimbalzi, e Bernardo Musso, che partendo dalla panchina ha dato brillantezza al gioco, è andato in doppia cifra, difendendo in maniera eccellente sugli esterni di Torino. Ma globalmente la squadra nell'insieme si è espressa bene, sta continuando l'inserimento di Tommaso Marino, che cresce piano piano, ma è stato fermo tanto, quindi ci vorrà pazienza, e Luigi Sergio, che anche lui avrà bisogno di giorni, di lavoro, di pazienza per fare in modo che entrambi raggiungano la forma migliore durante i playoff. Ma guarda, noi vogliamo farci trovare pronti nei playoff, quindi questa è benzina, è autostima, è fiducia, ci fa capire che al completo noi siamo una squadra veramente competitiva e che la direzione è questa ed è quella giusta. Poi vediamo anche la classifica, abbiamo l'ultima gara interna domenica con Udine e vediamo poi alla fine che posizione avremo, ma qui conta poco, conta arrivare nelle migliori condizioni fisiche, e questo è il primo punto per noi, stare bene tutti, tecniche e psicologiche. Quindi vincere a Torino vuol dire autostima, fiducia, credere in noi, crescere veramente come gruppo. Chiudiamo con una notizia che riguarda la pallamano di Scorosso per la Iomi Salerno in gara 1 della finale scudetto. La squadra allenata da Laura Avram è stata sconfitta 33-29 da Oderzo. Domenica la Palumbo gara 2. La Iomi deve vincere per andare alla bella in programma sempre a Salerno il 18 maggio. E termina qui il nostro appuntamento con l'informazione. Grazie per essere stati con noi. Arrivederci. Visita il nostro sito tvoggisalerno.it e clicca su TV Oggi On Demand.